Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Diciamo che ieri mi sono divertita così tanto per il video che sono stata costretta a creare che ho deciso di continuare con questa passione che ho appena scoperto. In questo video vi voglio parlare della ginnastica ritmica, ma non diciamo che cos'è, perché io penso che ormai tutti sanno cos'è la ginnastica ritmica, no? Ma cosa significa questa ginnastica ritmica per me? Purtroppo è da un po' che non mi alleno perché comunque diciamo che ho avuto dei problemi, sono raffreddata e tutto, però questa passione diciamo che non me la toglie nessuno. E anche se io non posso fare sforzi comunque fisici, non significa che non vi posso comunque trasmettere quello che provo io quando mi alleno. Ho scoperto la ginnastica ritmica per caso nei corridoi della mia vecchia scuola, quando una ragazza stava facendo volteggiare il nastro, no? E questa cosa mi è, diciamo, rimasta impressa nella mente e quindi mi sono messa in testa che mi piaceva tantissimo il nastro, no? Però anche gli altri attrezzi non sono niente male. Però il nastro rimane sempre il mio preferito. Intanto vi voglio, diciamo, presentare i miei, diciamo, compagni di questa grossa avventura. Incominciando con l'attrezzo che io trovo più difficile di tutti, infatti mi chiedo come ho fatto a non tirarmele mai in testa. Che cosa abbiamo qua? Ovviamente abbiamo la palla. Poi abbiamo la fune. È bella rosa, il mio colore preferito. Anche la palla. Il cerchio gigante. Ed infine ho conservato l'attrezzo che per me è più importante, senza il quale io non potrei proprio vivere, che è il nastro. Nonostante che sono soltanto all'inizio, il mio nastro è, diciamo, della lunghezza massima che ho potuto trovare, cioè 6 metri, perché mi piace troppo questo attrezzo, io proprio mi ci voglio concentrare proprio al massimo. Tornando al discorso di prima, praticamente una volta che ho finito la scuola nel 2012, mi sono ricordata comunque di questa ragazza che stava facendo volteggiare il nastro e io ho voluto in qualche modo provare una nuova attività perché comunque non c'è niente di male, no? A seguire i propri sogni e le proprie passioni. E mi ricordo che il primo nastro che ho avuto non era neanche un nastro, diciamo, proprio vero, che sono andata a un negozio specializzato e l'ho comprato. Mi ricordo che appunto a casa ho trovato una bacchetta, una di quelle, diciamo, che usano, diciamo, le nonne, no? Per lavorare a maglia, no? Praticamente poi c'era un braccialetto rotto che non si poteva aggiustare, ho preso la catenina e da lì poi sono andata in un negozio che vende pizzi e merletti e mi sono fatta dare un nastro. E da lì mi sono confezionata il nastro da sola. Poi quando ne ho avuto la possibilità mi sono comprata un nastro, diciamo, vero. E anche gli altri attrezzi, perché non esiste che una ginnasta sappia usare soltanto un attrezzo, quindi anche se io mi voglio specializzare nel nastro, devo conoscere un po' di tutto, diciamo. Da quando faccio ginnastica, la mia vita è cambiata per il meglio, sia fisicamente, perché comunque io avevo un difetto, no? Avevo certe gambe veramente che facevano schifo. Me lo dico da sola, lo so. Erano proprio grosse in confronto al mio fisico.
E quindi ho migliorato un po' il fisico, no? Facendo questo tipo di attività. E poi al di là di quello mi piace proprio quello che faccio. Scusate ragazzi, lo so, però a forza di parlare della ginnastica ritmica mi è venuta voglia di fare qualcosa col nastro, proprio in questo momento. Lo so che ho l'influenza, però nessuno mi vieta di fare qualcosa di molto semplice. Per oggi è tutto, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.